Dopo, vabbè, ci arrivo dopo alle cose dei giovani. Sì, sì, ma tanto vabbè, sì. Io poi me le guardo e leggo per sì, sì. Ne cito alcuni, poi non è che faccio tutto, ma l'unità di prevenzione, l'unità di strada e il centro d'ascolto mi sembrano le più significative. Dove? No, niente, dico dopo, perché se per caso mi ho ripreso. No, perché poi sembra, ma qualcuno qua in centro storico li guardano, e quindi te le cita. Sì, sì. A parte che io riporto ragione, su ragione il web poi la cosa. Così. Lo dici tu, via? Ah, è acceso. Ah, ok. Pronto? Quella. Pronto? Solo un interruttore, deve essere su on. Questo. On, no, è su off. Pronto. Ok. Pronto, siamo qua a telecitofono con il sindaco di Reggio Emilia. Allora, la vabbè, telecitofono è siamo nella sede di telecitofono dove praticamente è una TV di strada nata grazie alla passione e all'impegno di tanti giovani universitari e anche grazie al contributo dell'Università di Modena e Reggio. Un'università che noi abbiamo nella nostra città, che è nata diciamo in questi anni durante la sua amministrazione. Quindi un'università arrivata a Reggio Emilia dopo 200 anni. Momento in cui i giovani reggiani non sono stati più costretti a scegliere fra andare dopo le superiori, fra andare all'università fra Modena e Parma, ma finalmente hanno avuto la possibilità di poter accedere agli studi universitari anche nella nostra città. Può raccontarci sinteticamente le tappe della nascita dell'università Modena e Reggio, gli attori protagonisti e quali conseguenze ha comportato per Reggio Emilia? Sì, la scelta da parte dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione provinciale, accompagnata anche da altri soggetti, di lavorare fortemente perché Reggio Emilia potesse diventare sede universitaria è nata sostanzialmente da una considerazione, che l'investimento nell'alta formazione fosse una priorità per investire sul futuro della comunità. Non abbiamo abbandonato gli investimenti in risorse umane o in sedi per quanto riguarda le altre fasce della formazione. Abbiamo adottato anche, e ne abbiamo cominciato a parlare, a proposito del progetto strategico che è stato un po' alla base del programma di lavoro delle due legislature che si vanno concludendo, e cercando di guardarci intorno, di riconoscere i punti di eccellenza di Reggio Emilia, ma anche di riconoscere le carenze. Reggio Emilia da quel punto di vista era carente, non era sede universitaria. Abbiamo guardato le caratteristiche degli atenei che si trovavano in questa regione: Bologna, autorevolissima ma con dimensioni molto grandi, già proiettate sulla Romagna, e Parma con dimensioni ottimali, oltre 20.000 studenti. Modena aveva allora, credo quando è iniziato questo progetto, circa 10-12.000 studenti, e quindi abbiamo chiesto a Modena di cambiare lo statuto e di chiamarsi Ateneo di Modena e Reggio Emilia, adottando una formula che è quella a reti di sedi, per far crescere a Reggio Emilia non una filiale di un Ateneo che era il più piccolo della regione, ma un polo che rapidamente con qualità potesse consolidarsi per dar vita ad un Ateneo rinnovato. Il progetto è stato largamente condiviso e forse è uno dei pochi voti unanimi che il Consiglio Comunale, lo dico con soddisfazione, ha fatto, e ha visto l'amministrazione comunale insieme agli altri enti mettere anche a disposizione risorse finanziarie che per legge non saremmo tenuti a fare, per mettere a disposizione delle sedi. Il segno più evidente è l'investimento, il recupero, l'acquisto dallo Stato e il recupero della caserma Zucchi, che sarà destinata a sede universitaria nel centro storico della città. L'amministrazione provinciale ha investito, cominciando ad acquistare immobili, parte di questo parco straordinario che è il San Lazzaro, quindi un campus universitario naturale alle porte della città. Abbiamo poi ottenuto contributi dal Ministero dei Beni Culturali, che sono stati destinati alla soprintendenza per la ristrutturazione del chiostro più bello del centro storico, che è il chiostro di San Pietro, dove dovrà trovare sede poi il rettorato dell'Ateneo. A distanza di alcuni anni devo dire che quella prima scommessa è stata vinta con una forte unità di intenti da parte di questa città. Oggi siamo in presenza di alcune migliaia di studenti, di facoltà che si sono affermate. L'obiettivo, per la verità, era
non era quello che soltanto i ragazzi di Reggio Emilia frequentino e si iscrivono ai corsi di alta formazione a Reggio Emilia, tant'è che la percentuale credo sia del 50% circa di ragazzi che raggiungono Reggio Emilia da altre città e di ragazzi di Reggio Emilia che la frequentano, e questo è anche importante. Credo che per il futuro la sfida sia che la città diventi sempre più città universitaria, la qualità delle relazioni che l'Ateneo riuscirà a stabilire con la città e la qualità delle relazioni che la città stabilirà con l'Ateneo. Non ci deve essere una buona convivenza da parte di chi si ignora o di alcuni protagonisti, ma una forte interazione. Rispettare l'autonomia dell'Accademia e dell'Università non significa, credo, ignorarla. La sfida vale anche per l'Accademia, ecco, che non deve viversi chiusa con dei limiti. E io credo che, ad esempio, la sfida che dovremo affrontare sarà il prossimo programma triennale che metterà a punto quali facoltà, con che qualità. E allora ci dovranno essere, come dire, rafforzamenti anche di tante scelte. Penso alla possibilità di dialogare con il mondo imprenditoriale, ecco. Penso alla possibilità di investire università e mondo delle imprese per creare opportunità di ricerca, per dare la possibilità agli studenti di fare stage presso le aziende, di mettere a disposizione risorse, ecco, credo condizioni che agevolino gli studenti. Credo cambierà anche la qualità, i ritmi e i tempi di vita della città, in modo particolare del centro storico, perché naturalmente una città vissuta dagli studenti, più vissuta dagli studenti, chiederà di incentivare, moltiplicare i luoghi come le biblioteche, le occasioni di ritrovo, le possibilità in cui i giovani si incontrano e anche i luoghi delle relazioni, ecco, i luoghi anche del tempo libero. Credo che sia il più bel regalo che si può fare a una città, al suo futuro e anche al centro storico. Rimanendo sempre nell'ambito giovani, cosa ha fatto l'amministrazione comunale in questi anni per i giovani, diciamo gli interventi principali, e cosa eventualmente ha in cantiere? Sì, direi sostanzialmente due tipi di intervento. Uno più in generale, che riguarda il forte investimento sulle istituzioni culturali, che a Reggio Emilia hanno un tratto particolarmente, credo, di qualità e anche abbastanza originale rispetto alle altre città. Penso alle biblioteche, penso ai musei civici, penso alle istituzioni teatrali. Ecco, questi luoghi, penso ai nuovi musei che abbiamo aperto, all'archivio della storia contemporanea del Novecento, che ha sede presso i chiostri di San Domenico, ma penso anche al Museo del Tricolore, di cui è stata aperta la prima sezione e che già ha avuto 16.000 visitatori, devo dire. Ecco, queste istituzioni hanno lavorato mettendosi molto a disposizione del mondo della scuola, rispettando l'autonomia che giustamente va rispettata della scuola dell'obbligo, anche degli istituti superiori, hanno cercato di lavorare mettendosi a disposizione, perché laddove gli insegnanti, i direttori didattici, i dirigenti scolastici ritengano opportuno poter arricchire i loro programmi, ecco, potessero rivolgersi e appoggiarsi a queste istituzioni, trovandole molto disponibili, predisponendo anche materiali, perché ci possa essere anche un'elaborazione autonoma delle scuole che porti queste istituzioni ad essere davvero a disposizione dei giovani e del mondo della scuola. E poi ci sono state politiche più mirate e finalizzate alla prevenzione, una serie di interventi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile o anche a tanti problemi che a volte i giovani o le famiglie stesse, e alla promozione e allo sviluppo della cultura di comunità. In una città come Reggio Emilia, che è fortemente cresciuta e fortemente cambiata, richiamo, anche a rischio di essere noiosa, ma io credo non lo si faccia mai abbastanza, che Reggio Emilia è una città che per 20 anni ha avuto circa, parlo del comune, 130.000 abitanti, 129.000, 130. Nell'arco di pochi anni Reggio Emilia, per fenomeni più grandi, Reggio Emilia è una città che ha visto crescere la propria popolazione, in 12 anni ha raggiunto 152.000 abitanti. È uno dei luoghi che vede l'età media tra le più alte del mondo, in cui si vive più a lungo, ma anche uno dei luoghi che ha il saldo della natalità naturale attivo, e grazie a diversi fenomeni, un fenomeno di immigrazione interna, si è raggiunto Reggio Emilia da parte di molte città del sud, come negli anni 70, per cercare lavoro, perché Reggio Emilia, città e provincia, hanno un sistema imprenditoriale e industriale tra i più forti della regione. Si è arrivati a Reggio Emilia da altri paesi per cercare lavoro, ha portato nuove famiglie e in generale c'è una ripresa della natalità, e questo ci ha portato a rafforzare anche l'attenzione nei confronti della popolazione, dello scienziale giovanile, rafforzando gli interventi mirati e specifici per la prevenzione del disagio, lo sviluppo di politiche di comunità che devono attivare
un nuovo senso di cittadinanza di fronte a una città che deve continuamente ricostruire questo senso di comunità e questa identità, e dove il lavoro di incontro, di relazione, di vicinato, di incontri, di incontro positivo multiculturale, ecco, non è naturale che si sviluppi in modo spontaneo, ha bisogno di occasioni in cui questo può essere agevolato. Allora, in specifico, noi proviamo a richiamare l'attività dell'unità di prevenzione. Si tratta di operatori che presidiano i percorsi serali del divertimento giovanile e che hanno avuto oltre 30.000 contatti in solo 4 anni di vita di questa esperienza. E si tratta di un camper che gira, visita i luoghi, no? Dell'aggregazione, dalle discoteche ai muretti, ai luoghi, e per attività di prevenzione nei confronti ad esempio dell'uso delle droghe, dell'alcol, degli psicofarmaci. Penso ad un'altra esperienza positiva che è l'unità di strada, che è una prevenzione stabile sul territorio. È una presenza costante di 11 educatori che sono entrati in contatto con circa una cinquantina di gruppi naturali di aggregazione di giovani e adolescenti. Penso anche a quello sportello informativo itinerante che vede operatori, che porta informazione, ecco, che incontra i giovani nei luoghi di passaggio e nei luoghi di aggregazione. Penso all'esperienza positiva del centro di prevenzione sociale, il centro d'ascolto, che in collaborazione con il CEIS ha sede presso via Brigata Reggio e che si rivolge alle famiglie, agli educatori, ecco, per, come dire, accompagnarli anche e formarli nell'attività di rapporto e di relazione con i giovani. A questo si è affiancato anche un altro progetto che adesso vede l'impegno di 4 operatori, è un progetto di accompagnamento e di sostegno educativo alle famiglie con adolescenti ed anche attività di formazione nei confronti di quegli adulti che sono impegnati nel volontariato, nell'associazionismo, nei centri sociali, luoghi che incontrano i giovani e dove spesso la capacità di relazione bisogna anche di essere accompagnata e di essere sostenuta. Secondo lei Reggio Emilia quindi è una città sufficientemente vivace dal punto di vista culturale, questo in genere non solo per quanto riguarda i giovani, oppure ci sono magari degli interventi ulteriori che devono essere attuati? Ma io non si può mai dire che una città ha raggiunto il massimo della vivacità possibile, credo per definizione bisogna fare di meglio e di più. Credo che ricordare che accanto alle esperienze che io ho citato, anche le altre esperienze che sono stabilmente presenti sul territorio, penso all'esperienza dei gruppi educativi territoriali, penso all'esperienza dei centri educativi pomeridiani, penso all'esperienza per i più piccoli, i più giovani delle ludoteche, ecco, sul territorio, io vedo uno sforzo sia dell'istituzione, del comune, che dialoga moltissimo con il volontariato, con l'associazionismo, con le famiglie, con il mondo della scuola, per, come dire, vede uno sforzo comune, ecco, di miglioramento della capacità di incontro e di dialogo con i giovani e con gli adolescenti. Penso che l'università sia un forte investimento che porta vivacità, dialogo, confronto. Penso che il ruolo delle nostre istituzioni culturali abbia raggiunto un livello molto alto di qualità. Io ho parlato prima delle istituzioni teatrali, del centro regionale della danza, ecco, e dei musei civici piuttosto che delle biblioteche. Credo siamo in presenza di istituzioni culturali, non esclusivamente rivolte ai giovani, però che hanno maturato competenze verticali di eccellenza, che sanno dialogare tra loro e sanno interagire con il territorio, cosa che non mi pare scontata e che io considero invece una priorità. Ecco, non credo si possa guardare ai teatri o al centro danza solo come luoghi di eccellenza riferiti a pubblici che sanno già. Ecco, credo che il loro lavoro, oltre a produrre esperienze culturali di grande qualità, abbia anche questo valore di dialogare con i cittadini, i giovani e le giovani di quel quartiere, di quel territorio. È la stessa esperienza che vorremmo fosse alla base della realizzazione dell'Officina, ad esempio, delle Arti. È perché credo che l'attenzione debba essere molto al territorio, mi sembra la dimensione in cui ci si incontra. E però bisogna anche avere la capacità di aprirsi ai circuiti anche internazionali. Ecco, io penso che l'esperienza, ad esempio, di scambio che ha fatto di Reggio Emilia, di una città in cui si dialoga tra le esperienze mondiali nel campo della pedagogia,
non abbia valore tanto per i riconoscimenti di un'esperienza pur straordinaria che c'è, ma per ciò che in termini di scambio e di incontro culturale anche interdisciplinare propone. E mi sembra quindi che Reggio Emilia stia lavorando molto, credo che a questo sforzo si debba continuare a concorrere in tanti, forse così si è anche più cittadini del mondo, più cittadini dell'Europa. Vorrei anche citare a proposito del territorio un'esperienza interessante e significativa, la riprogettazione ad esempio dei servizi di sostegno alle persone e alle famiglie, che qui ha raggiunto livelli molto alti, ma che vedeva ad esempio una forte segmentazione, anche una forte specializzazione, l'esperto che incontri sa occuparsi dei problemi degli anziani o degli adolescenti o delle famiglie. Ecco, attraverso un percorso anche partecipato che ha visto un lavoro molto forte con gli operatori molto impegnati, questi servizi sono stati riorganizzati nei poli territoriali e quindi incontrano le persone sul territorio con un'ottica di prevenzione e promuovono anche quelle risorse attive che sono date dalle singole persone là dove si incontrano. I poli territoriali credo siano un progetto che dovremmo anche valorizzare di più e far conoscere, perché hanno assunto la dimensione territoriale partecipativa come una parte costitutiva del loro lavoro. Lei ha già citato, oltre agli interventi sui giovani, la cultura, gli anziani, questi poli territoriali che sono insomma progetti molto importanti. Ci sono, facendo un bilancio diciamo di questi anni di suo mandato, ci sono altri interventi, progetti di particolare rilevanza che lei reputa opportuno ricordare ai reggiani? Sì, oggi naturalmente non li abbiamo molto presenti. Io credo che uno dei punti che Reggio Emilia ha affrontato prima di altre città, che altre città in Europa hanno affrontato, riguardo ad esempio la riqualificazione urbana o le aree industriali dismesse. Qualche anno fa, non tantissimi anni fa, la città, a seguito di processi di riorganizzazione anche industriale, si è trovata ad avere enormi aree industriali, luoghi importanti e significativi, svuotati dalle funzioni storiche. Tant'è che molti luoghi della città, sia nel centro storico che nell'immediata periferia, erano più noti come luoghi ex che come luoghi destinati a nuove funzioni. E penso alla vecchia grande fabbrica della Gallinari, appunto, la ex Locatelli, fabbrica cosiddetta del formaggio, un quartiere a nord della città, alla ex caserma o all'ex gasometro o all'ex SARS. Potremmo credo continuare citando molti luoghi ex. E poi credo siamo stati, questa è stata la base del progetto strategico, una delle prime città che ha investito per riqualificare e recuperare quei luoghi. Ciò ha comportato forti investimenti. Molti di quei luoghi sono tornati alle loro funzioni, altri hanno avuto funzioni assolutamente diverse. Emblematico è il caso della fonderia Lombardini, oggi sede, dopo uno straordinario recupero, della compagnia di danza della Terballetto, oppure della caserma Zucchi che recuperavo prima. Ecco, investire sul territorio vuol dire prima di tutto anche investire sulla riqualificazione e poi lavorare attivamente perché quel territorio sia vissuto, si costruisca quotidianamente una cittadinanza attiva che sa occuparsi del luogo in cui vive. E mi pare che la parola cittadinanza sia una parola straordinaria, perché porta con sé riconoscimento di diritti e assunzione di responsabilità. Una parola straordinariamente universale, i cittadini reggiani, siano essi di origine reggiana da generazioni o di origine calabrese piuttosto che campana o da altri luoghi, a condividere quel luogo. E allora tutto ciò dà straordinario valore anche a luoghi che io considero crocevie straordinari, come le scuole, siano esse dell'infanzia o elementario dell'obbligo, i luoghi dell'incontro sociale, i luoghi ecco, della cittadinanza. Penso che oltre all'investimento sull'università, questo sia stato un altro dei progetti che vale la pena di ricordare, perché ha segnato molto, io credo, e le città che ancora non l'hanno fatto hanno significativi e seri problemi. Luoghi abbandonati sono i luoghi dove la marginalità sociale ecco, prospera, che le reti della criminalità possono approfittare maggiormente ecco, delle persone con le condizioni di disagio. A chi critica diciamo, il centro storico, abbiamo letto sui mass media che alcuni cittadini dicono il centro storico sta morendo, i problemi così, cosa risponde? Ma a volte sento frasi anche eccessive. Naturalmente i centri storici sono il luogo più complesso per eccellenza, perché hanno una funzione dove spesso si concentra il patrimonio artistico delle città, una funzione direzionale che riguarda
più esteso come quello del comune. Hanno però una funzione di residenza, chi vive si propone naturalmente, no, di qualità della residenza, fanno i conti con spazi fisici spesso limitati, per cui propongono temi come quelli di una mobilità, di una pedonalizzazione, che tutte le città debbano affrontare. I numeri non ci dicono questo, perché in centro storico di Reggio Emilia sono aumentati i residenti, sono aumentati negli ultimi anni anche gli esercizi commerciali. Io credo che l'amministrazione comunale abbia fatto la sua parte, perché ha scelto di concentrare nel centro storico, per le ragioni che dicevo prima, la maggior parte degli investimenti di questi anni. Naturalmente il lavoro non è completato, ecco perché noi abbiamo parlato, guardando l'esagono del centro storico e guardando quella mostra informativa sulla città che cambia in trasformazione, è molto visibile come la maggior parte degli interventi di recupero e riqualificazioni si sia concentrato sul centro storico. E allora, se parliamo della parte nord dell'esagono, noi vediamo che c'è il recupero della caserma Tucchi, saranno credo oltre 20 miliardi di vecchie lire, il porto e i lavori, che sarà messa a disposizione dell'Ateneo e dell'Università. Terminato il nuovo terminal delle corriere nell'area nord della stazione ferroviaria, che consentirà di togliere gli autobus dalla caserma Zucchi, si realizzeranno due piani di parcheggio e sopra un bel prato verde insieme ad un'arena per attività e concerti alle spalle della caserma Zucchi. Proseguendo si incontra il teatro La Cavallerizza, che è oggetto anche lì di interventi di manutenzione per il miglioramento dell'impiantistica. Si incontra il teatro Ariosto, che è stato oggetto di un recupero esterno. La Galleria Parmigiani, che sarà oggetto di un ulteriore miglioramento e ammodernamento dal punto di vista dell'accoglienza dei visitatori. Poi si prosegue con il Teatro Valli, che è uno dei pochi teatri di tradizione completamente restaurato e anche raffrescato. Poi c'è un importante e significativo cantiere che riguarda Palazzo San Francesco, dove sono ospitati i musei civici, che consentirà appunto di rafforzarne la loro capacità di accogliere delegazioni, visitatori, di promuovere la valorizzazione delle collezioni, in particolare rivolta al mondo della scuola. E poi il chiostro di San Domenico, dove si concentra il polo espositivo e anche la sede dell'archivio, insieme ad interventi significativi. Questo è stato il lavoro preliminare che si è fatto, insieme a che cosa? Successivamente, presumo, e questo è nei programmi futuri dell'amministrazione, la riprogettazione delle piazze, il recupero dei giardini che è in corso, insieme a un piano poliennale di pavimentazioni e rifacimento delle reti tecnologiche, molto faticoso e oneroso, ma anche per chi deve aspettare, perché vi cito due esempi, via Farini e via Roma. Sono interventi, oppure potrei citare Corso Garibaldi prima, che hanno comportato forti investimenti. Prima della pavimentazione naturalmente si rifanno le reti tecnologiche, no? Elettriche, del gas, dell'acqua, si posano le fibre ottiche. E naturalmente quando finisce questa fatica finanziaria, che ha visto concentrare lì risorse che sono di tutta la comunità, ma un luogo prezioso e importante, noi vediamo anche fiorire le distese, noi vediamo anche un impegno degli operatori commerciali che promuovono appuntamenti significativi. Mi pare che sul tema degli orari, con moderazione, poter prendere, come sta accadendo mi pare, no? Un caffè che forse oltre 20 di sera, senza dover conciliare anche con gli spazi e le esigenze del riposo di chi li abita. Ecco, credo che questo sia il percorso che il centro storico debba intraprendere, con il coraggio probabilmente di chiudere e di estendere anche la pedonalizzazione, rafforzandone appunto alcune esperienze positive che sono i parcheggi scambiatori e avendo grande attenzione ai residenti. Scelto di investire e che non si deve fermare. Sicuramente è uno dei luoghi che ha bisogno di una progettazione molto partecipata. Ecco perché residenti, frutti del centro, hanno bisogno di incontrarsi e di condividere. E penso che questi percorsi di democrazia, diciamo, decisione partecipata, possano essere molto utili nel rafforzare anche la democrazia delegata, che non può consegnare solo a un consiglio comunale o a una giunta, a un consiglio di circoscrizione. Cambiamo un attimo tema, alla pena di morte. I ragazzi di SX Telecitofono hanno dimostrato sempre molta sensibilità nei confronti di questo tema, anche grazie a dei film che hanno proiettato, diciamo, al Cinema Cristallo nella rassegna tipo presente, e quindi è un argomento particolarmente caro sia a Telecitofono, all'associazione SX e ai giovani in generale. Allora io le chiedo cosa pensa della pena di morte e quanto è importante secondo lei il gemellaggio con Fort Worth. Beh, la pena di morte è una cosa atroce e terribile, e io credo sia importante mantenere una forte mobilitazione
tu richiamavi anche la mobilitazione di SX, ma di tante anche altre associazioni. A Reggio Emilia c'è stato sul gemellaggio con Fort Worth, una città dello stato del Texas, che non ha abolito la pena di molto forte e anche aspro, ma un dibattito su un punto vero. E naturalmente le decisioni del Consiglio Comunale sono sovrane, spesso si sono incrociate. Questa valutazione, che è stata ripetutamente sottoposta da parte di diversi consiglieri comunali all'attenzione del Consiglio, se per testimoniare la contrarietà a questa cosa atroce che è la pena di morte, fosse il caso di il patto di amicizia con Fort Worth, e le diverse votazioni che si sono via via succedute, il Consiglio Comunale ha sempre respinto questa proposta di interrompere il patto di gemellaggio, però ha affiancato questo voto, e di questo credo dobbiamo essere consapevoli, con l'intensificarsi di iniziative di sostegno alla coalizione che in Texas si batte contro la pena di morte e che a malapena riesce a farsi ascoltare dai giornali. Ci è capitato e ce l'hanno ripetuto che più volte abbiano convocato conferenze stampa, ma è tale e tanto abbiamo anche sostenuto un po' economicamente. Siamo entrati all'interno di questo circuito che vede diverse associazioni nel nostro paese e anche nel mondo, che promuove in modo ripetuto anche iniziative di sensibilizzazione. Io credo dobbiamo rispettare quel voto, ma cogliere quell'occasione, anche se ci ha creato qualche passaggio difficile con gli amici di Fort Worth, perché mentre abbiamo incontrato a volte ragazzi che condividevano moltissimo questa posizione, ci invitavano a rafforzare le nostre iniziative anche in quella città, qualche volta abbiamo avuto anche qualche cittadino texano che diceva di questo tema non dobbiamo parlare. Invece, in ossequio al mandato del Consiglio Comunale, ogni volta che c'è una delegazione noi poniamo il tema, e credo sarebbe molto bello poter essere là con loro a festeggiare il giorno in cui quello Stato decide di abolire questa cosa terribile. L'ultimissima domanda: ci saranno le elezioni fra ormai qualche giorno, perché sono 2 settimane, quindi quali sono 3 auspici che lei fa al suo futuro erede? Al futuro sindaco di Reggio Emilia. Allora, intanto di vincere e bene, quindi parliamo di Graziano Delrio, candidato a sindaco per il comune di Reggio Emilia, sostenuto da una coalizione che oltre ai democratici di sinistra, alla Margherita, ai Verdi e allo SDI, stavolta si è allargata e vede anche la presenza di Rifondazione Comunista e della lista di Pietro. Spero di non aver dimenticato nessuna delle forze politiche. Quindi di vincere bene, con una maggioranza molto larga, io di questo sono certa, anche al primo turno, e di mettersi, quindi di raccogliere la fiducia dei cittadini, ma direi così, per continuare un cammino, perché ogni stagione è figlia del proprio tempo, e credo ogni legislatura quindi avrà anche le proprie sfide, i propri problemi, e che metta al centro l'interesse generale e il futuro di questa città, di fronte a una politica del centrodestra, il governo di centrodestra, che quotidianamente ha proposto anche culturalmente io rispetto all'insieme, la visione limitata all'oggi rispetto allo sguardo sul futuro. Il qui e l'egoismo, ecco, rispetto ad una capacità di decidere il meglio per la propria comunità localmente, ma anche di guardare a questo mondo di cui oggi conosciamo anche molto di più. Ecco, investire sul futuro della città, mettendo al centro gli interessi, che sono quindi delle persone, e lavorando per gli obiettivi che dal programma leggiamo, che sono di un forte miglioramento, di una sfida qualitativa, e che vede Reggio Emilia, sempre lo leggiamo dal programma, negli incontri che il candidato a sindaco e le forze politiche che lo sostengono propongono, che vuole una buona occupazione anche a Reggio Emilia, che sa che dovrà fare i conti con processi di delocalizzazione e che continua ad investire sul sapere, che immagina una città che rafforzi le opportunità di vita, di studio, di cura delle persone, a prescindere dal credo religioso, dalla razza. Ecco, al servizio di questo programma, il miglior augurio è quello di prendere molti voti, perché vorrà dire avere molto consenso, ma anche molta responsabilità nel realizzarli. L'ultimissima è la Antonella Spaggiari, cosa farà dopo il 13 giugno? Penso che continuerò a lavorare, e si è riferito ad impegni invece così forti.
dal punto di vista politico da prendere tutto il proprio tempo, perché sono in aspettativa naturalmente, la prima volta, anche se è stata un'esperienza molto lunga che mi sono dedicata pienamente, dipenderà dalle proposte che mi verranno fatte e dipenderà anche da, adesso, a me è stato chiesto di candidarmi alle elezioni europee nella lista unitaria che da parte dei democratici di sinistra che hanno presentato alle elezioni, ma ho ringraziato pensando di aver maturato un'esperienza più nel governo locale. So quanto è importante quell'appuntamento, abbiamo candidati importanti e significativi, personalmente in modo particolare penso che Berlinguer rappresenti una candidatura molto forte, ma lì c'è addirittura la possibilità di esprimere tre preferenze, quindi all'interno di quella lista sarà possibile. Ho ringraziato pensando che l'esperienza che ho maturato forse possa essere impegnata in altro modo, ma credo che comunque l'impegno politico, non so con che livello di intensità, continuerà. Ringraziamo il sindaco Antonella Spaggiari e speriamo di averlo ancora qua. Ci giuro. Io faccio gli auguri a Telecitofono, che ringrazio. C'è anche Nando Rinaldi che è consigliere e candidato in consiglio comunale per IDS. Fatti vedere, Nando, vieni qua. Dai, su, vieni qua in onda. Scusa, dai, vieni qua. Saluti il sindaco, scusa, vai. Niente, Nando Rinaldi, troppo timido, non si è attentato a venire davanti ai telespettatori di Telecitofono. Ringraziamo ancora il sindaco Antonella Spaggiari. Nando Rinaldi, timido. Questa è la tua no? Sì, veramente. Soprattutto per via San Carlo. Ho visto che appunto questa bellissima mostra di Guazzoni nell'angolo del Proletto già istituisce un angolo della città che molti non erano abituati ad apprezzare, da una bellezza che direi veramente è notevole. Quindi bastano a volte le iniziative che già sono in corso e che sono state fatte, è bastata l'apertura serale della biblioteca per rioccupare gli spazi. Credo quindi che abbiamo tutti gli elementi per i primi giorni di impostare una... Io mi permetterei di dire per i vigili di quartiere che il programma elettorale vivo sulla strada di una piccola realtà, ma anche il presentatore non è forse il mio ruolo naturale, sì. Perché siamo qui, abbiamo parlato di un incontro non rituale a Telecitofono, che ringraziamo. Qui abbiamo chiesto anche di avere una memoria della serata, quindi ci riprendono. E incontro non rituale è stato annunciato perché? Perché è stato questo incontro che è nato in questo modo, c'è un piccolo anche confronto a distanza che poi si era avvicinato tra persone che hanno dei trascorsi diciamo in comune. Percorso magari non del medesimo tempo e luogo, ma che sono conosciuti, frequentati, per una certa idea, no, della politica. Quindi, giusto perché anche viene fatto questo. Ricordo appunto esperienze come Sinistra Diffusa, fine anni 80, più o meno, ancora non abbiamo studiato, non sto ricordando ancora, e Città Democrazia, metà 90. Ma anche direi più recentemente anche esperienze magari legate al Giro Tondo, no? Diverse persone appunto hanno firmato, anche da quelle che non hanno firmato, che comunque sono appunto presenti o hanno detto che l'iniziativa appunto raccoglieva un senso, in questo senso. Quindi diciamo l'incontro non rituale per noi, anche perché abbiamo firmato questa lettera, perché appunto è stato un modo anche per appunto, no? Riprendere anche una riflessione, un confronto, a partire appunto da una certa idea della politica, quindi una della politica che parta, no, dalle persone, che parte da quelli che sono i progetti, no, quindi dai programmi, quindi qualcosa che in questi mesi appunto abbiamo visto meno, oppure abbiamo cominciato a vedere un po' più vicino a noi nel tempo, che comunque all'inizio non c'era
non c'era cosa così chiara, nel senso che abbiamo anche scritto in questo invito, c'è stato appunto un certo trascorso di tempo in cui si è parlato molto di schieramenti, di alleanze, no? Di liste, e così insomma ci si sembrava che tutto sommato ci fosse da confrontarsi appunto in diretta rispetto anche ai programmi. Noi abbiamo indicato anche una serie di temi in questo invito e ci siamo quindi anche non rituali invitare, e quindi ringraziamo quindi, ecco, il candidato sindaco per il centro-sinistra, quindi Gastone Del Rio, e anche il vice sindaco, non l'ho detto, in caso di vittoria, Franco Ferretti. Quindi è un invito appunto non rituale, anche perché appunto, con queste persone ci interessa appunto confrontarci, quando la nostra esperienza, quindi i nostri trascorsi di questi anni, quindi sono trascorsi di frequentazione, diciamo, della sinistra reggiana e di frequentazione di un'idea della politica appunto, che parte da una visione, diciamo, globale. Infatti, su questo devo dire che mi fa anche piacere il fatto che anche oggi ho ricevuto alcune mail, no, da amici appunto anche che si collocano in spese anche diversi, e perché questa mail? Appunto per dire magari non ci posso essere, però mi interessa che diciate questa cosa, che vogliamo confrontarci su una visione globale, no? E su questa base dunque confrontarci, no, nel locale, nel merito, ma con questa visione. Poi delle cose anche giusto, lo dico perché così mi sono arrivate, facevo anche dei riferimenti, no, anche nel tema della guerra, nel tema appunto di quale tipo di sviluppo vogliamo quindi praticare nel mondo, e appunto riferimenti insomma anche a temi che magari escono da quelle che sono le nostre, diciamo così, possibilità concrete, no? Allora, su questa base mi ho provato a delineare alcune domande. Direi due gruppi di domande. Una prima riguarda la democrazia, il discorso della progettualità e la sostenibilità. Questi sono temi larghi, su questo ci impegniamo in alcuni anche a fare questa domanda. Quindi, una seconda domanda che abbiamo già delineato anche nel nostro invito riguarda invece magari anche la traduzione delle pratiche rispetto magari ai giovani, rispetto appunto all'uso degli spazi e rispetto anche al rapporto pubblico-privato nei servizi. Allora, sulla democrazia, a me interessava un po' iniziare in questo modo, nel senso che tra l'altro abbiamo avuto anche dei confronti in questi mesi, no? Con alcuni anche tra i presenti, dei confronti che sono nati appunto da momenti, occasioni legate a che cosa? Legate a momenti pubblici, presentazioni anche di libri, no? Di esperienze, c'è stato appunto un percorso appunto anche di confronto quindi tra appunto Reggio Emilia e Saint-Denis, proprio su questo luogo, no? Quindi grazie a Cristoforo, abbiamo fatto una serata su questo. Abbiamo presentato in un'altra sede anche una riflessione storica sul decentramento di Reggio Emilia. Insomma, mi sembra questo non un caso che il discorso della democrazia è il tema che in qualche modo ci sta anche appassionando, ecco, di nuovo. Allora, la domanda appunto è un po' questa, cioè la riflessione, diciamo così, visto che qui cominciamo anche una riflessione. E da questo punto di vista, quindi, a me interessa quindi capire che cosa, capire chi sono appunto, diciamo, quali sono i luoghi della democrazia, quali sono, diciamo, i protagonisti. E anche, se vogliamo, che tipo anche di, diciamo, di nuove tecniche, diciamo, tra virgolette, si può fare si possono introdurre per innovare questo argomento, questo discorso della rappresentazione, della rappresentanza. Perché? Perché Reggio Emilia ha avuto un'esperienza abbastanza precisa, no? Delineata su questo. Quindi non partiamo dall'anno zero, questo pensiamo giusto dire. All'improvviso non siamo credenti di democrazia e dobbiamo magari appunto pensare di inventarci qualcosa di nuovo. E o è che no? C'è un percorso storico che è questo, cioè
Reggio Emilia ha cominciato a riflettere sulla democrazia, diciamo, in termini direi moderni, quindi al di là di quelle che erano anche le appartenenze ideologiche, le appartenenze appunto di parte, non maturate all'interno di grandi altri eventi come la guerra, ad esempio, la resistenza, le grandi lotte operaie dopo guerra, quindi a partire dalla trasformazione della città. Quindi negli anni 60 c'è una grande trasformazione della città, una prima trasformazione della città, almeno una prima trasformazione in democrazia, e su questo appunto c'è una riflessione che tocca il discorso dei quartieri, dei nuovi quartieri. È una riflessione che ha appunto, che si confronta con, diciamo, il resto del mondo, quindi ad esempio con Bologna, con l'esperienza di Dossetti e del Libro Bianco, ma diciamo, introduce alcuni elementi, diciamo, elementi di evidenza. Ad esempio, a Reggio Emilia quindi si fa una scelta che dura molto nel tempo, no? Prima delle circoscrizioni, di lavoro sul decentramento a partire da quelle che sono, diciamo, le figure sociali, no? Quindi si parla in quegli anni appunto molto di associazionismo e quindi di comitati, di gruppi locali, si parla anche di rapporto fabbrica-territorio, oggi magari di un territorio, fabbrica, della loro impresa, comunque c'è il tema del lavoro. C'è un'idea appunto di una democrazia che non si risolve tutta all'interno appunto dei partiti, oppure, è giusto anche ricordarlo, erano partiti di massa, quindi con una fortissima, diciamo, e reale, diciamo, rappresentanza nella società pareggiana. Quindi c'è questo, c'è un'esperienza che poi appunto ha prodotto quasi un profilo istituzionale, quindi c'è costruzione. Tutto questo quadro evidentemente dal punto politico diventa più incerto, meno chiaro, più complicato, più raffinato. Su questo è una riflessione che apriamo, diciamo, negli anni 90, per cui in effetti in questi ultimissimi anche anni la riflessione sulla circoscrizione tocca appunto a uno dei nervi scoperti, no? Con quel rapporto anche tra il centro e la periferia, tra il comune e la situazione territoriale, qual è quindi il reale potere deliberativo oltre che partecipativo, no? Quindi rispetto a questi enti. Insieme a questo c'è una pratica partecipativa che è quella dei servizi. La Reggio Emilia appunto in realtà ha una grande vitalità proprio sul discorso, cioè a partire dai servizi, i servizi dell'infanzia sono forse i più conosciuti, ma tutti i servizi sociali, appunto, diventano dei luoghi di partecipazione, gestione partecipata, di discussione, di conflitto, senz'altro di protagonismo. Ecco, su questo appunto, c'è un pezzo importante da capire, quindi, in che modo tutto questo oggi possa avere appunto una sua credibilità, una sua fattualità, come investire su questo. Un ultimo punto, che mi interessa anche proprio per le riflessioni, gli studi, insomma, che abbiamo fatto in questi mesi. E come tutto questo, appunto, in che modo tutto questo può entrare in un circolo appunto virtuoso, partecipativo, quindi il rapporto anche tra politica e cittadini, il rapporto anche con le burocrazie. Perché tutto sommato, appunto, i processi partecipativi, storici, che abbiamo alle spalle, sono processi che vedono come protagonista comunque degli attori sociali, ma fortemente connessi comunque a una cultura politica che avanza chiara, avanza definita comunque, che è una cultura politica che interpreta la vita quotidiana. Questo mi pare oggi meno evidente e meno semplice. C'è un discorso appunto di intermediario, no? Cioè, la cultura, penso a pratiche come il budget, no? Il partecipativo, come abbiamo visto in esperienza anche mature, in Italia adesso, paga meno, sarebbe più una destra. No, su questo, in realtà il rapporto tra la politica e il cittadino ha bisogno di mediazioni, sono luoghi, pratiche, appunto, e anche di un work in progress, vediamo, quindi so che si lavora appunto per accrescere, dare competenze, restituire appunto potere ai cittadini. Su questo, quale tipo di riflessione possiamo fare, stiamo avviando, volete avviare, per pensare appunto
che tipo di figura possiamo avere. A Reggio Emilia ha avuto una fase dei primi anni 70, appunto le figure di operatore di quartiere, ad esempio, che tra l'altro va detto con un grandissimo consenso anche all'interno di quello che ha gli schermi politici, quindi che era più trasversale rispetto alle alleanze del tempo. In altri appunto casi, ad esempio, abbiamo delle figure anche di operatori territoriali o di funzionari, no? Che come certe pratiche di mediazione. Questo che il problema è come costruire delle agende rispetto appunto al percorso partecipato, come quindi distribuirle, no? Come fare confluire, no? nel confronto politico più generale, come appunto riportare comunque sul territorio, nel territorio. Questa è la riflessione che io volevo avviare sulla democrazia e non so se può bastare il primo intervento, e poi dopo che l'idea era quello di averne tre in fila, quindi sulla progettualità e la sostenibilità, e poi insomma, noi abbiamo un elenco qua, ma possiamo comunque lasciare la parola anche ai partecipanti. Grazie, non so, ora cominciamo. Andiamo noi allora. Sì. Sì, grazie. Allora, è una chiacchierata di riflessione, diciamo, intanto su questo primo tema della democrazia, è un'occasione per me importante, nel senso che ritengo davvero che di questa riflessione oggi più che mai abbia bisogno il centro-sinistra, cioè credo che al di là delle contingenze, del fatto di battere Berlusconi, tutte queste storie qua, insomma, no? Alla fine il tema vero sia quello di capire che tipo di progetto culturale, sociale, che tipo di visione della società abbiamo noi nella testa come centro-sinistra, portatori ognuno di storie e esperienze diverse, ma che cercano una sintesi, e quindi questa sintesi la cercano intanto in un concetto della democrazia, per esempio, che rifugge dal concetto della delega tout court, no? Allora, io credo che uno dei temi per cui c'è il centro-sinistra deve stare unito oggi anche, e lo deve con tutte le sue componenti, è perché appunto è in atto un processo di lungo corso di diciamo, privazione di poteri alla cittadinanza. Il tema della televisione, adesso si può andare a fare le citazioni dei sociologi, eccetera, che dice l'offerta dei mass media provoca l'aumento dei consumatori, no? Quindi senza andare a fare grandi voli pindarici, però esiste un tema proprio di come restituire potere ai cittadini, come fare quali nuove tecniche di rappresentanza, quali luoghi, quali protagonisti possono attivare dei percorsi virtuosi di partecipazione. Questo è un tema molto complesso, però è un tema che noi abbiamo un po' cercato di affrontare in questi mesi. Devo dire che anche rispetto al vostro invito, lo dicevo stamattina ai partigiani, non so dove, da un'altra parte, insomma, adesso non mi ricordo, ma dicevo stamattina che nonostante tutto questo dibattito lunghissimo sulla questione del candidato sindaco è sembrato lunghissimo, in realtà noi eravamo partiti con l'Ulivo mesi e mesi prima fino a licenziare un testo il 7 di novembre del 2003 che aveva una premessa culturale che io inviterei a riprendere, aveva una premessa culturale che era il frutto di un ragionamento lungo. Io francamente non mi pensavo di candidato sindaco, quindi eravamo molto più liberi, molto più tranquilli, e che introduceva degli elementi di riflessione che andavano proprio dalla cultura del limite, inteso in senso generale, fino ai processi partecipativi. Allora, voglio stare sugli argomenti, voglio stare sui punti che sono sollevati tutti, perché il ragionamento poi spero che si sviluppi con il tempo da parte di altri. Certamente la riflessione di oggi sulla democrazia parte anche per noi da quel dato di fatto. Io su questo credo che ci sia un'analogia. Anche noi oggi proponiamo un programma che parte dalla costruzione e dalla trasformazione della città e parte dalla constatazione che la città ha avuto un'espansione notevole in termini di abitanti e in termini così in generale quantitativi anche, e che questa trasformazione ha una caratteristica nuova che tutto che può
porta con sé, che è tutto il tema dell'immigrazione. Oggi l'esercizio, cioè oggi una frontiera del diritto di cittadinanza certamente secondo noi si esprime nell'affrontare, nel provare a mettere mano al tema dell'immigrazione, che vuol dire adesso 20.000 immigrati del sud più o meno, no? E vuol dire una percentuale importante di immigrati da fuori dal nostro paese. Allora, queste due trasformazioni, lo sviluppo quantitativo della città e numerico e la composizione di questo sviluppo interrogano secondo me molto il progetto del centro-sinistra a Reggio Emilia. Faccio l'esempio della trasformazione della città perché girando in questi due mesi in mezzo alle assemblee di quartiere e così via, uno degli elementi più importanti è l'elemento dell'inquietudine. Cioè nei quartieri tu giri, nelle frazioni giri e dici noi aumenteremo, raddoppieremo. Mentre se la Ronco ci dice noi diventeremo 2.000 in poco tempo. E dice però voi il cittadino ti chiede, voi considerate che noi ci c'eravamo già qua? Cioè avete pensato nel momento in cui si prevede questo sviluppo che noi qui c'eravamo già, che abbiamo una memoria, che abbiamo una storia, che siamo una comunità già presente, o siete semplicemente così attenti a rispondere a un'esigenza di un certo tipo? Quindi noi siamo stati interrogati, siamo interrogati su questo. E è ovvio che io non ho la pretesa di avere delle risposte, però è altrettanto ovvio che nel momento in cui noi diciamo, nel momento in cui ci sediamo a tavolo con la Rifondazione e cerchiamo di ragionare dei processi partecipativi, e diciamo per esempio che nella fase di pre-progetto dei piani particolareggiati vogliamo una discussione nel quartiere, preventiva, cioè vogliamo che le circoscrizioni attivino un processo partecipativo, non siano la cinghia di trasmissione delle nostre decisioni, ma siano la cinghia di attivazione di un processo democratico, di condivisione di progetto, che va dalla condivisione di progetto dell'orientamento del verde a quello delle piste ciclabili, a quello della progettazione sulla comunità viva, sulla piccola comunità che è il quartiere. Quando noi facciamo questa proposta la facciamo, credo, interrogati dalla trasformazione della città. Quando diciamo, siccome io facendo il legislatore di regione in questi 4 anni abbiamo fatto la legge regionale sull'immigrazione, quando nella legge regionale sull'immigrazione diciamo che i progetti di riqualificazione urbana devono prevedere la disseminazione, la dispersione al territorio degli immigrati, e quando diciamo che non è pensabile di monetizzare ancora lo 0,05 della quota dell'affitto, che noi avevamo previsto nel piano particolare che una quota andasse per l'affitto, anche in quelli di un certo tipo, per impedire la concentrazione. Quando diciamo queste cose, diciamo, prendiamo coscienza che il fenomeno dell'immigrazione, che è un fenomeno non congiunturale ma strutturale, ha bisogno di risposte nuove, che sono per esempio dividere i luoghi dell'identità dai luoghi della quotidianità per noi, cioè abbiamo fatto questa riflessione, abbiamo iniziato, diciamo i luoghi della quotidianità, i quartieri devono essere il più possibile differenti, poi dopo è chiaro che c'è un'aggregazione spontanea, cioè è chiaro che non sei in una logica dirigistica, però se puoi cerchi di affrontare questo tema dicendo che bisogna pensare ai luoghi dell'identità che non siano la stessa cosa dei luoghi della quotidianità, perché altrimenti l'integrazione avviene per pezzi. Poi ci rendiamo conto che questa sfida è una sfida molto alta, molto difficile. Però credo che scorgendo il programma e tutto il ragionamento che abbiamo fatto sulle ville, sulle frazioni, sul centro storico, credo che siamo appunto stati interrogati da questo senso di insicurezza dei nostri cittadini, da questo senso di bisogno di identità, un'identità avanzata, non un individualismo egoistico, un'identità che mantiene le sue caratteristiche. Io credo che Reggio si mantenga nelle caratteristiche di forte identità sociale, un forte individualismo sociale, lo definirei, ecco, per mediarlo da un famoso libro. Quindi credo che siamo stati interrogati da quello e abbiamo provato a mettere dentro una risposta dal punto di vista del programma sulle circoscrizioni, poi finisco perché è un lavoro che è troppo lungo, poi ci ritorniamo eventualmente,
abbiamo trovato finalmente una risposta sul problema delle deleghe alle circoscrizioni, una risposta timida, insomma, ancora che riguarda alcune deleghe precise, l'arredo urbano, il verde, eccetera, questa fase di partecipazione, ma per cercare di attivare dei meccanismi virtuosi in questa direzione. Poi è chiaro che la sfida vale degli operatori territoriali, dei recettori periferici nei quartieri, è una sfida che non è affatto vinta con l'articolazione dei poli territoriali. Faccio l'esempio del sociale che conosco bene, cioè l'articolazione per poli territoriali non ti permette di affrontare quella sfida lì, di avere recettori in ogni quartiere, in ogni zona, per essere vicini, per capire, per affrontare l'agio e il disagio insieme. E quindi è chiaro che noi abbiamo ancora molto da lavorare su questo, però questa storia del decentramento, appunto, noi la leggiamo in quest'ottica di ricominciare a ripensarci dando potere ai cittadini, cioè dando di nuovo sempre più protagonismo a loro e invitando loro, anche essendo coscienti che loro comunque devono acquisire insieme a noi un'ottica di bene comune e di visione generale. A Reggio forse questo è più facile per un'abitudine, un'attitudine a pensarsi come comunità, però le spinte egoistiche, individualistiche, non sociali, ma l'individualismo egoistico sono molto forti anche nel nostro territorio. Sul tema dell'immigrazione, per esempio, è preoccupante girare, è abbastanza preoccupante, perché sono passati messaggi significatori e quindi è molto difficile ricostruire cittadinanza, diciamo. Ecco, no, quindi l'abbiamo cercato di affrontare un po' timidamente perché siamo coscienti che questa è una frontiera nuova. Non so, quindi mi interessava di tornare sulla questione dei corpi intermedi, delle figure sociali. Come procediamo? Va, Franco? Sì. Beh, intanto arriviamo a questo incontro importante per temi che proponete, forse un po' tardi, se penso alla comunicazione così come è formulato, no, di questo nostro incontro, dove partite, dove partiamo per riflettere, le dispute di nomi e correnti proprio non ci sono più venuti, e il desiderio di cambiamento, perché è un tema che abbiamo incrociato, stiamo incrociando nella partecipazione, per dire, nel corso della campagna elettorale, ma forse a Reggio era il caso di interrogarsi prima per evitare che arrivassimo con le reazioni che abbiamo misurato dentro questo percorso a questa situazione che siamo impegnati a recuperare nel segno di un cambiamento. Bella responsabilità quella che ci assumiamo, che deve necessariamente per produrre un cambiamento ricostruire un rapporto di democrazia partecipata. Io credo però che se siamo a Reggio a riflettere, anche a Reggio, diciamo fuori del contesto più generale, a riflettere sul restringimento degli spazi di democrazia e della rappresentanza, in una realtà che rimane ancora ricca di partecipazione, di diverse forme di partecipazione che si esprimono, soprattutto nelle forme di partecipazione attiva, penso ai movimenti contro la guerra, penso ai movimenti dello scontro sociale che abbiamo vissuto questi ultimi 2-3 anni, vuol dire che tra questo, tra quanto siamo ancora in grado di esprimere in termini di rappresentanza e di partecipazione e i limiti della rappresentanza politica, della presenza dei partiti che sono ancora questi che poi sono l'espressione delle dispute che soffriamo, no? della definizione degli uomini che sono chiamati, delle donne che sono chiamate
all'amministrazione della città, la riflessione che dobbiamo compiere, io credo, è se non c'è un ritardo colpevole anche nostro, ci siamo ritirati rispetto a questi processi e perché non c'è stata congiunzione tra questi processi. Io per l'esperienza personale che ho fatto dentro a grande organizzazione sociale, espressione di questi movimenti di partecipazione in una fase difficile della vita del paese che ha caratterizzato questi tre anni di governo, parliamo di tre anni di governo che hanno tentato di negare i diritti acquisiti dei lavoratori, che ha tentato di cancellare regole e contenuti della democrazia, la messa in discussione della Costituzione, ho sentito il bisogno di reagire. E quindi è una testimonianza anche personale dentro all'assistere alle dispute o esserne parte protagonista. Questo seguo anche momento per un chiarimento rispetto alla designazione a vice sindaco, che è un po' anomalo, per cento anni richiami polemici, ma è mai successo che viene indicato un vice sindaco e in ragione di una copertura che era necessaria, abbiamo chiarito tante volte, io grazie a non ha nessuno dei due bisogno della copertura dell'altro, ma io tengo a chiarire che sono candidato al Consiglio Comunale e nel passaggio che ho deciso dentro la discussione che c'è stata, che consente e così via, ho posto la condizione, passando da un lavoro alto, da una rappresentanza sociale, al verificare se c'è lo spazio ancora una rappresentanza politica, una rappresentanza amministrativa, dei cittadini, del governo della città, ho posto come condizione la legittimazione, il passaggio della legittimazione del voto. Non mi è richiesto, potevo fidarmi sulla designazione, però io credo che questo, se vuole segnare un ritorno alla partecipazione dei movimenti, l'incontro dei grandi movimenti sociali, dei grandi movimenti contro la guerra, la cosiddetta società civile, deve trovare il coraggio, la forza di ricostruire un livello di partecipazione e di legittimazione. Questo è quello che io mi sono proposto, è chiaro che è una scelta personale, che però può arrescontro, perché chiede questa legittimazione, può avere il conto di una partecipazione più ampia, di un sostegno più ampio, perché poi alla fine se dovrà andare così, dovrò fare il vice sindaco, lo dovrò anche dimettere, infatti prima ne parlavamo, con grappa, molto ti dimetti, e dopo di te chi viene, lo so chi viene, però è questo, questa la posta in gioco, è questa, di un ritorno di partecipazione di democrazia, che si gioca anche con questa sfida. Volevo, riprendendo un richiamo che faceva Canoli, molto importante, credo, per guardare anche a ritroso delle forme di partecipazione e democrazia che si sono raccordate tra l'esperienza sociale e l'esperienza amministrativa, e lui ne faceva accenno, ma io ricordo, è un ricordo importante, la nascita dei consigli di quartiere alla fine degli anni 60 e l'incontro, era una fase di partecipazione alta, ma l'incontro tra quel movimento straordinario, partecipazione trasversale a tutti i livelli, e del momento amministrativo con il momento dei cambiamenti, della presa di coscienza, dei processi che in quegli anni sono aperti, non solo sul terreno della democrazia sindacale, no? Il diritto dei lavoratori a decidere sulle proprie vertenze.
latenze e così via, che è un tema ancora aperto, che si è riproposto in questi ultimi 2 o 3 anni, quando il governo, d'accordo con Confindustria, ha tentato di cancellare questo movimento di partecipazione, di reazione alla negazione dei diritti, tentando di cancellare una forma della rappresentanza dentro un'organizzazione, tentando di dividere le organizzazioni tra di loro. E questo è stato possibile perché i lavoratori non hanno il diritto di decidere sulle loro sedi, sui contratti e così via. Ma mi interessava quel richiamo perché allora, vi ricordate, sono nati i medici della medicina del lavoro, e per far entrare in fabbrica, che era negata la possibilità, che quella è un'esperienza storica della nostra città, no? Del sistema sociale che abbiamo creato, il consiglio di quartiere di Santa Croce nasce, si dà un'identità anche nel rapporto con i cittadini del quartiere, non tanto sulle lampadine, i marciapiedi, così via, o cose necessarie, ma nasce, sì, caratterizza a sostegno e fianco dei lavoratori per far entrare questa esperienza, perché attraverso questa esperienza la prevenzione dei luoghi di lavoro si riconosce un tema, si percepisce un tema della qualità ambientale che parte dei luoghi di lavoro, ma è un elemento più ampio di partecipazione che incrocia i bisogni immediati dei lavoratori in quella fase con i cittadini del quartiere. Velocizzare la cosa, perché altrimenti se altri vogliono parlare rischiamo di non farci. Io volevo proporre una domanda che si articola su 2 livelli. Diciamo, il primo livello, più che una domanda, è un auspicio, e invece poi c'è una domanda più concreta. Il tema che chiamava Antonio, quello della progettualità. Traducendo la cosa in termini più concreti, noi abbiamo avuto in questa città una fase che ormai è molto del tempo e spesso richiamata un po' mitologica, nella quale abbiamo saputo esprimere nel governo locale una progettualità forte. Erano gli anni di un grande cambiamento sociale, e tanto per richiamare negli ambiti della psichiatria, negli ambiti dei servizi all'infanzia, negli ambiti della cultura, musica, realtà, tanti altri ambiti, c'è stata una capacità del soggetto pubblico locale, di quello della presenza comunale, ma non solo, di pensare a sfide nuove, no? Fortemente simboliche, anche fortemente connotative del nostro modo di governare, che sono state poi anche fondanti di un modo di funzionare dell'amministrazione che è rimasto nel tempo, che si è consolidato. I servizi per l'infanzia sono un elemento molto, molto forte, ma anche tutta la struttura dei servizi della cultura pubblici nascono da un'idea molto forte di servizi culturali aperti, diffusi, con contenuti di qualità e innovativi. Quindi abbiamo avuto una stagione di forte progettualità con un soggetto locale che aveva idee e che sapeva connotarsi, e che ha fatto sì che l'esperienza amministrativa reggiana fosse qualcosa di percepibile come significativo, alto e diverso, e non l'indistinta provincia, e non la realtà priva di particolari significati. È chiaro che il mondo è cambiato, è chiaro che il contesto nel quale operiamo è profondamente diverso, basta pensare ai fenomeni migratori che questa città ha vissuto, come è sconvolta tutta la compagine sociale nel quale operiamo, e poi tutti i problemi, della modernità che stiamo vivendo sono problemi molto, molto complessi. Ma la domanda, che poi più una domanda e un auspicio,
questo. Io ho la percezione che gradualmente la dimensione amministrativa si è maggiormente appiattita sulla dimensione gestionale, che non va assolutamente criminalizzata, perché la dimensione gestionale è quella che cerca di dare delle risposte a pressioni, a bisogni che ci sono immediatamente, tenere in piedi i servizi sociali, tenere in piedi delle attività, quindi assolutamente meritoria. Io non do sotto questo profilo un giudizio critico rispetto a quanto si è fatto complessivamente per mantenere questa, per esprimere questa capacità di governo, ma io mi chiedo se non riusciamo a, questo è il quesito che rivolgo a chi guiderà, se non riusciamo a produrre una dimensione progettuale che ovviamente non può più essere quella una volta, deve essere una cosa completamente diversa e aggiornata ad oggi, nuova, che riesca a connotare Reggio ancora come è saputo fare chi guidava le amministrazioni tempo fa. Entro sulla seconda parte della domanda per proporre un quesito più concreto. Io credo che uno dei temi ai quali debba dare risposta la dimensione progettuale è il centro storico. Io non credo, io riscontro, parlo del centro storico perché me ne sono per funzione politica occupato spesso. Io credo che ci sia un processo di degrado del centro storico significativo. Quando parlo di degrado non parlo del fatto che da qualche parte c'è un muro fatiscente, parlo del fatto che c'è una progressiva perdita di senso e di significato di un territorio in termini di attribuzione di funzioni, in termini di chiara definizione di un ruolo in un contesto urbano. Io credo che non è che non ci sono state idee, spunti, piani fatti dalla presente amministrazione sul tema, una serie di cose sono state messe insieme. Quello che secondo me però è mancato, e questa è una dimensione progettuale, è appunto la definizione di una visione del centro storico nel contesto complessivo. Noi vediamo progressivamente uno svuotamento di funzioni, uno spostamento all'esterno, probabilmente perché i territori esterni dal punto di vista sono più interessanti anche dal punto di vista, diciamo così, dell'operatività, del business, e meno interessanti il centro storico sotto questo profilo. E vediamo fenomeni riguardanti la residenza che sono fenomeni significativamente preoccupanti, fenomeni riguardanti gli operatori economici che sono nel centro storico che sono preoccupanti. Il professionista, presumo che il professionista di Parma e di Modena non si ponga neanche il problema di dove impiantare il proprio studio, il professionista di successo. A Reggio Emilia probabilmente il professionista si pone il problema se mettere un centro storico, se mettere fuori la sede della propria attività professionale. Allora il punto è riuscire ad avere una dimensione progettuale chiara che attribuisca funzioni definite al centro storico, e questo è un punto di rilievo, io reputo, per qualificare la nostra attività di governo che dovrà essere risolta. Andiamo. Il discorso della progettualità, io dico una cosa anche sulla premessa che hai fatto, se permetti. Io rimango dell'idea, avendo vissuto dall'esterno, insomma, questo periodo di sperimentazione, di apertura e così via, rimango dell'idea che il tema vero oggi sia non quello che il soggetto pubblico abbia le idee, ma che sia in grado di creare condizioni perché in fondo queste idee vengono fuori e si esprimono e abbiano una audience, abbiano poi un accompagnamento. Secondo me era così anche allora, se devo dire la verità. Io, rileggendo le storie, questi mesi qua l'ho fatto anche per... Peraltro io, appunto, essendo medico in quel periodo lì, ero molto interessato al tema della psichiatria, anche con la mia specialità, poi ne ho fatto un'altra.
Però se, il tema vero lì, ma anche sulle scuole dell'infanzia, il tema vero non è, non è stato tanto il protagonismo dell'ente locale nel promuovere, ma è stato la capacità dell'ente locale di ascoltare chi viveva l'esperienza, chi la promuoveva e chi diceva guarda che bisogna fare un salto di qualità, c'è una cosa diversa, c'è un bisogno. Poi c'era una condivisione di una idea di un valore di fondo, che era questo, sulle scuole d'infanzia come sulla psichiatria. E secondo me vale anche per la nuova sfida di cittadinanza che è l'immigrazione. E cioè io scommetto sulla persona. Quindi la creatività del bambino, la potenzialità del bambino, la sua capacità di essere soggetto attivo e non passivo, la capacità del soggetto malato di essere soggetto attivo e non passivo, protagonista, cittadino. C'era questa condivisione, chiaro, questa cultura è nostra, però c'era anche la capacità di essere un po' così, di non vivere queste provocazioni, queste sperimentazioni come un fastidio, ma come una nuova frontiera su cui posizionare di nuovo il livello di attività dell'amministrazione. Questo è stato il grande coraggio, la grande apertura, perché io per esempio non penso che l'amministrazione debba fare la cultura complessivamente, che deve avere un processo culturale esaustivo che dice si fa così, 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 così. Però certo deve avere un'idea di come gestisci i teatri, deve averci quell'idea lì. Se il teatro è uno spazio chiuso, uno spazio dialogante con la città. Se si siede a tavola con i commercianti, con gli studenti, con l'università, con i professori, eccetera, e con l'ACER per la questione delle abitazioni, è ragione di un'animazione, di un progetto strategico del centro storico in cui entri in relazione, in cui si vive non come un contenitore chiuso che offre un prodotto di qualità e poi chi se ne frega, o se invece entra in un discorso che io gli dico aiutami a promuovere la cultura come una grande infrastruttura su cui si svilupperà la nostra città. Questo sì chiedo di condividere, al di là dei bilanci, eccetera, eccetera. Però insomma, la idea già allora, quello che ha fatto forte, io lo dico da ex uomo di sinistra, diciamo, no? Perché appunto prima di aver smettere di convertirmi al cattolicesimo ero un uomo di sinistra, vengo da una famiglia tutta scritta al PC. No, ma, però non è alternativa infatti, però insomma avendo vissuto questa fase qua anche del cambiamento, lo dico però davvero, io vedevo, io ho visto sempre, credo che vada probabilmente delle ricerche storiche, lo dico già, non lo so perché non sono come lui, ma credo che la grande peculiarità del comunismo emiliano fosse proprio questa, cioè il fatto che in realtà il comunismo emiliano, gli amministratori emiliani, ma ne abbiamo avuto conferma chiacchierando l'altro giorno con Benassi, Bonazzi e con Fantuzzi, no? Loro l'hanno detto, ma noi non avevamo la pretesa di, noi avevamo l'attenzione a una cosa diversa. Perché questo è il tema di oggi, cioè c'era l'attenzione a promuovere, l'attenzione a essere attenti, a lasciare spazio, ad ascoltare. Allora Benassi, quando c'è la provocazione di Malaguzzi, si prende su e poi vede che nasce un tema di contrasto tra culture cattoliche, eccetera, e si prende su e vuole ragionare con il mondo cattolico e dice vieni qua, parliamone e cerchiamo un livello di sintesi più alto. Se c'è un'ambizione, adesso credo che in comune si riceva la televisione, se c'è un'ambizione che è mancata in certe fasi del governo della città, è questa. Si è avuta l'ambizione di un progetto strategico un po' deciso a un certo livello, anche su alcuni punti interessante, anche in certi punti pericoloso, io vedo, della città metropolitana, e non si è avuta invece l'ambizione di andare a costruire insieme, a fare sentire partecipi piano piano la gente di un progetto condiviso. Allora perdi il senso di appartenenza, ti viene un po' di smarrimento, un cittadino comune, e allora oggi una vecchia partigiana ci dice non vogliamo mica che voi facciate tante cose, non bisogna che le facciamo insieme, perché è diverso. E secondo me il fatto che Reggio Cigna sia a questi livelli non è tanto perché c'è gente particolare, c'è anche gente particolarmente dedicata, intelligente, che ha fatto un percorso culturale importantissimo, ma perché dietro aveva un accompagnamento di riflessione che veniva dal lavoro dei genitori nelle scuole, che veniva dalle riunioni, dalla fatica. E io credo che quello che noi vediamo oggi è un po' come la piena del Po quando arriva a guastarla, ma perché è piovuto molto prima.
oggi c'è Reggio Cimbre perché prima è piovuto molto e qualcuno ha lasciato che piovesse. E quindi allora il tema nostro oggi è quello di dire: apriamo la pentola, lasciamo le energie della città che si sviluppino, cerchiamo di dargli dei valori fondamentali, la Costituzione, il ripristino della cittadinanza, le sfide della globalità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma, noi siamo attenti a costruire insieme, non abbiamo tutte le risposte e abbiamo una visione, insomma, che cerca di accompagnare. Adesso ho perso un po' di tempo, però insomma, il discorso è quel discorso lì, insomma, però è collegato col centro storico perché? Perché abbiamo detto nei primi 100 giorni noi faremo un progetto di programma strategico della città storica, un impegno. L'impegno a fare una programmazione strategica della città storica vuol dire mettere intorno alla città i suoi protagonisti, trovare le linee di senso della città. La città è il luogo dell'identità, della memoria, ma è anche il luogo del commercio, degli scambi, è il luogo dei luoghi pubblici, degli spazi pubblici aperti dove nascono le relazioni. Il trasferimento di una cosa fuori dalla città storica deve essere oggetto di discussione, non deve essere oggetto di decisione. Io francamente me ne fotto un po' del problema della decisione, devi essere più decisionista, nel senso di debolezza che a volte esprimo quando faccio questi ragionamenti. Perché? Come medico ero abituato a decidere delle cose più importanti, perché quando sei in ospedale fai la guardia e c'hai uno che sta male, decidi, e decidi sulla pelle della gente, quindi non è il tema, non è quello. Però se io sposto il mercato, o sposto la borsa, io voglio che questa cosa sia un oggetto di discussione, perché questo mi interessa capire che cosa ha cascato, non solo il trasferimento urbanistico, mi interessa capire questa cosa. Noi partiamo così, poi magari ci perderemo. Rilanciare la riflessione che ci proponeva detto, nel senso che Reggio, ci ricordiamo, è ricca di esperienze. Hai citato Vers, Psichiatria Democratica, servizi sociali, le politiche di sostegno alla parità che sono realizzate in quella fase. Ma perché non riflettere sul fatto che un'intera generazione di giovani, più o meno giovani in quella fase, rimaniamo giovani allora per parlare di noi, non di noi, no? Che allora animavano quelle esperienze, no? Oggi si trova a svolgere attività professionali le più diverse e via via ogni tipo di impegno collettivo, quell'esperienza si è la perdita di fiducia, la possibilità di dare un segno di continuità con l'esperienza. E ci si è in molti casi rinchiuso nel successo individuale. Quindi il tema è come colmare questo vuoto, come recuperare questo vuoto. Quindi la definizione di un modello di relazione tra chi pratica attività intellettuale e la pubblica amministrazione non può e non deve ripartire dalla valorizzazione del lavoro di ciascuno, dal recupero di un rapporto con il lavoro e con la socialità che rimetta in rete le esperienze. Se si vuole riparlare di un progetto, sapendo che una progettualità oggi non può che essere una progettualità, progettualità che stabilisce un rapporto tra il globale e il locale. E allora le trasformazioni anche che viviamo a livello locale, penso di nuovo all'esempio più evidente, più eclatante, le decine di migliaia di immigrati che abbiamo nella nostra città, di altre culture, che vengono da altri continenti. Con questo dobbiamo continuare a dialogare partendo
dai temi della sicurezza dell'ambiente, dell'assistenza. O invece non dobbiamo anche e soprattutto partire dalla loro cultura, dalla valorizzazione del loro lavoro, se vogliamo proporci, come ci proponiamo nel nostro programma, in vivo, necessariamente dobbiamo investire su questa risorsa. Investire su questa risorsa, una volta che è arrivata, in decine di miliardi, e certo ne arriveranno altri, ma è decisivo pensare a percorsi di formazione per queste persone, perché possono essere protagonisti di una progettualità della nostra città e della crescita di una città altra, che stabilisce un limite allo sviluppo del territorio e così via. Ma soprattutto, da 2 anni fa si è fatta una mostra intitolata Sono andata. Il tema è andata e ritorno per quanti che sono venuti nella nostra città. La possibilità di dare un'opportunità di formazione, di crescita e un ritorno alle loro realtà. In alcuni casi sono realtà in grande trasformazione, che segneranno anche nuovi equilibri geopolitici e economici del mondo. Penso agli indiani, ai cinesi e così via. La sfida, io credo, sia questa che abbiamo di fronte. La progettualità vuol dire, ridefinire la progettualità oggi a Reggio vuol dire mettere in rete queste energie, ripartire da un rapporto che spesso, ripeto, diviene in termini di quale assistenza dobbiamo dare a questi, no? Anche la casa magari, non sempre ne daremo, e non solo integrazione ma quale convivenza per fare di questa risorsa un elemento nuovo di progettualità e di sviluppo di qualità per la città di Pesaro. Abbiamo previsto un primo giro con 3 domande. Qualcuno dalla platea, fa segnare che sono troppo lunghi, ma a me sembra molto interessante. Dovrei già fare molte domande ulteriori, non so, se Sergio. Fino a poco il primo giro sul discorso della sostenibilità, no? Non so se vai a piani frontali, perché è chiaro che gran parte anche se no si può lasciare la bene, io. Lorenzo? Io non vorrei che fosse presente in questo sforzo di definire una stagione progettuale nuova, un tema che in città è molto delicato, al di là delle contingenze amministrative. Mi riferisco al tema della memoria. Vi suggerisco di leggere, quando avete finito la campagna elettorale, un bel intervento fatto al forum di Storeco l'altro giorno, da parte di Storti, dove con una serie anche di provocazioni molto intelligenti proponeva un giudizio molto negativo su come la nostra città sia stato in grado di confrontarsi con il tema della memoria. Non abbiamo tempo, a me sembra che tutte le volte che la Reggio pensa a se stessa non vado fuori tema, perché ritengo, parentesi, nel momento in cui tu parlate di grandi progetti di trasformazione che sono in atto, che fare i conti, o se hai questa volontà di fare i conti con questa trasformazione, o hai un apparato identitario forte capace di leggere quello che hai dentro di te, oppure sei esposto alle avventure più approssimative, credo. Chiudendo la parentesi, secondo me, prendendo a prestito proprio alcune considerazioni che secondo me sono sempre attualissime di Nietzsche sulla storia, mi ha avuto, se guardando gli esempi a Reggio, la storia monumentale, i miti, grandi miti spesso privi di contenuto, la storia erudita, collezionismo, dice Nietzsche, poi qualche cosa del colore ogni tanto ritorna, oppure la storia come tribunale, giudicare con gli occhi del presente il passato. No? Qualcuno diceva che per fare davvero storia occorre liberare il passato dal presente.
farlo rimedio, perché questo è qualcosa di nuovo, il passato non esiste, lo rimedio sempre continuamente. A me premierebbe che da questo, in questo sforzo di nuova progettualità ci fosse un'attenzione un po' più consapevole, meno approssimativa a questo tema. E non è un tema molto soltanto generale, ma è un tema anche molto concreto. Non c'è a Reggio nessun luogo in cui un cittadino esterno possa avere un'idea della storia della città. È difficile trovare. In qualsiasi città media europea ormai esiste o un piccolo museo o un percorso museale in cui in un'ora, due ore, tu possa avere un'idea di dove sei, del luogo da dove proviene questo. Pensate, stamattina facevo una chiacchierata con i ragazzi al Museo del Tricolore. A Reggio c'è solo un segno della Repubblica Reggiana, l'origine del Museo del Tricolore, nessuno quasi lo sa, e di fronte al Liceo Spallanzani, i miei franchetti, cioè il simbolo, però bisogna andarci apposta. Un esempio molto concreto. Insomma, secondo me dobbiamo avere uno sforzo, questo riguarda il pubblico, l'intervento pubblico. Io sono contento delle cose che hai detto, che rispetto anche ad altre fasi più antiche, il ruolo del pubblico non è quello di primo attore, ma di suscitatore, di diciamo così, di strumento che ascolta, in grado di mettere in circolo tante energie. Secondo me, per quanto riguarda la personalità pubblica, secondo me è anche questione di coordinamento di strumenti, di attivazione di strumenti nuovi, di luoghi effettivi. E questo tema che l'altro giorno è uscito in modo molto intelligente, con provocazioni più o meno discutibili, è un tema, secondo me, non ho visto nei vostri progetti culturali, museali, va di tutto, a volte anche in modo inevitabilmente generico, ma per esempio uno sforzo concreto con gli interlocutori ovviamente giusti per rafforzare questa capacità di leggere la nostra storia in modo appunto né monumentale né collezionistico né tribunalizio, intelligente, aperto. E chiudo con un'altra proposta. Spesso non siamo in grado a Reggio di valorizzare le risorse culturali e storiche che fanno parte della nostra storia. Un nome su tutti che penso a te sarà abbastanza sensibile a questo tema. Abbiamo tanto discusso di progetti, centri, iniziative varie sulla figura di Dossetti, il legame che ha con Reggio. Però la figura di Dossetti è molto interessante rispetto al ragionamento che avete introdotto, perché proprio riflettendo sul dettato costituzionale, lui commentando tra i principi fondanti della Costituzione sostiene che la Costituzione italiana va molto al di là della tradizionale visione della ripartizione dei poteri, quella classica liberale, perché è molto attenta a valorizzare l'insieme dei corpi intermedi che interagiscono con i poteri costituiti classicamente. E naturalmente questo discorso che fai tu può essere vivificato realmente. Allora mi interessava sapere se tra i vostri progetti, per esempio, discutere, valorizzare la figura di Dossetti vuol dire non fare un discorso di ricostruzione storica generica, ma entrare nel vivo, per esempio, di una riflessione sulla nostra tradizione. Sta per uscire un bellissimo volume, secondo me, si prenderà nei prossimi giorni, su gli interventi di Dossetti nel Consiglio Comunale a Bologna, nella sua esperienza di 2 anni, e dando un'occhiata, una prima occhiata, per esempio, mi interroga criticamente tutte le due culture, la cultura cattolica e la cultura comunista, con una incisività e radicalità veramente importante. Allora la richiesta che farei è un'attenzione un po' più sensibile, con anche strumenti da inventare, eccetera. E